qualsiasi cosa che riguarda l'approccio di un'altra persona nei tuoi confronti che viola o magari accetta i tuoi standard. Dunque dovresti avere degli standard, questi standard sono standard relazionali, sentimentali, materiali, opportunistici, o forse opportunisti dovrei dire, standard di qualche tipo che devono imporre una condizione che l'altro deve superare o che deve raggiungere o che deve fare, seguire, insomma, vedila come ti pare. Questi standard devono far parte della tua persona, devono far parte della tua essenza. Io ho degli standard, ok? Non frequento delle persone che non lavorano, non frequento persone che non fanno XYZ. E la stessa cosa dovrebbe essere per te. Quando hai un punto d'arrivo di relazione, o valutare semplicemente persone che potrebbero stare all'interno di una relazione con te, devi valutare gli standard. Quindi avere gli standard implica al contempo avere rispetto e la base è avere rispetto non prima per gli altri, ma prima per te stessa e poi pure per gli altri. Chiaro, ci mancherebbe. Dunque, per fare innamorare pazzamente un uomo, questa base ti renderà esclusiva, rendendoti esclusiva non a lui, ma esclusiva a te stessa. Quindi iniziare una relazione sentimentale con se stessi sarà il modo giusto per fare cosa? Per aumentare quella famosa percezione di valore, perché io, uomo, come tutti gli altri uomini, valutano il valore di una donna, di un'altra persona, in base alla sua disponibilità. Se l'altra persona è troppo disponibile, non va bene. Se è troppo poco disponibile, non va altrettanto bene. Deve esserci una metrica. Beh, questa metrica devi dartela tu, questo metro di valore. Sarai disponibile quanto? Ogni 3 giorni? 2 giorni a settimana? Solo un giorno a settimana? Sarai disponibile per alcune cose? Per altre sarai impegnata? Riserverai la tua individualità? Perché l'individualità, se non viene riservata e preservata durante lo sviluppo della relazione, sei fregato. Lo sai perché? Perché diventerai dipendente affettivo dall'altra persona e l'altra persona diventerai, ovviamente, semplicemente per l'altra persona diventerai una sorta di schiavo, una sorta di punto d'appoggio. No? Un punto dove lui si appoggia e tu continuerai lì a sorreggere l'altra persona, proprio come gli antichi egizi, quando portavano, no, gli schiavi degli egizi, quando portavano le pietre sulle piramidi per sistemare e creare piramidi, eccetera. Sarai un schiavo che sorregge una roccia per creare una piramide di qualcun altro. Ed è questo quello che vuoi diventare? O vuoi semplicemente diventare una persona che preserva se stessa, una persona che mantiene la sua individualità e che aggiunge valore alla vita degli altri persone. Vuoi diventare questo? O preferisci diventare una persona che piuttosto